via San Dionigi 93, storia di un campo rom. È un film documentario che abbiamo girato dal 2005 al 2007. Nasce come un film su commissione. Noi abbiamo fatto molti lavori per il settore cultura della provincia di Milano e all'epoca, cioè nel 2005, ci fu proposto di proporre un progetto sulle aree dismesse milanesi. Abbiamo frequentato il campo per un sacco di tempo, abbiamo cercato di conoscere le persone il più possibile. Era impressionante la capacità di queste persone che vivono con niente, con quasi niente, e che però hanno questa capacità di accoglierti, indipendentemente da quello che sei. È un modo di stare insieme anche fra di loro che forse noi dovremmo un po' recuperare, ecco. Cioè c'è un senso della comunità che noi abbiamo perso. Non ci sentivamo più dei documentaristi che andavano a riprendere, cioè, non so come dire, a utilizzare immagini del disagio per il nostro film, ma il fatto di poter raccontare una ricostruzione in qualche modo ci ha dato il là, diciamo. E a quel punto, per tutto il 2006, abbiamo raccontato quello che accadeva nel campo. Ci sembrava importante andare al di là dei classici stereotipi e mostrare, che ne so, un rom che va a lavorare, per esempio, oppure i ragazzini rom che studiano, che vanno a scuola, anche i loro riti, le loro pratiche, i loro riti religiosi. Nel film ci sono diverse rituali ortodossi, c'è un battesimo, c'è la festa di Pasqua, c'è tutte cose che in cui ci interessava mostrare anche, insomma, l'essere cittadini europei in qualche modo. Questo documentario purtroppo è stato un po' boicottato a Milano. Nonostante sia stato prodotto, commissionato e di fatto finanziato dalla provincia di Milano, comunque la realtà è che questo film non è mai stato presentato dalla provincia di Milano. Abbiamo sempre dovuto presentarlo noi in situazioni particolari, con dei comitati rom. Devo dire che il film è andato al Festival dei Popoli di Firenze, che è il festival più importante del cinema documentario italiano, ha vinto un premio a Roma come miglior film italiano dedicato alle periferie italiane, e quindi in qualche modo anche il motivo per cui siamo molto felici di mostrarlo.